Buongiorno da Redi. Oggi sono in Corsa Italia, una bellissima strada della costa Ligure, guardate che bello, che stupendo, ok? Sì, questa è Corsa Italia, stupenda. Oggi sono venuto a farmi una passeggiata più che una corsa, perché diciamo che dopo quel periodo di lockdown sono un po' lievitato. Ok, ho messo su qualche chilo, di conseguenza correre è diventata un'impresa, quindi si comincia di pari passo, nel senso un po' alla volta, fino a quando il peso non sarà diventato pressoché normale, allora poi comincerò a correre. Una bellissima giornata di giugno, oggi è 24 giugno, è San Giovanni, tanti auguri a tutti i Giovanni e oh, visto che sto facendo questa passeggiata, fare anche qualche ripresa per il mio nuovo videoclip e boh, mi sembra una location stupenda e di conseguenza perché no, proverò a fare qualche ripresa qua e là e fare una sorta di taser prima dell'arrivo del video ufficiale. Quindi quello che vedrete oggi in questo clip, in questo taser, è un preview, dai. Un coming soon del video che pubblicherò del mio ultimo brano al quale abbiamo lavorato io e degli altri professionisti musicisti, nonché amici. D'accordo? Bene, a dopo. Come vi dicevo, giornata stupenda, sembra quasi di essere tornati alla vita normale. Sì, alla vita normale. La libertà, l'aria fresca, la possibilità di poter camminare, di poter incontrare persone. Ah, dimenticavo, la mascherina c'è sempre, attenzione, no? Perché non vorrei che poi uscissero commenti del tipo vai in giro senza la mascherina e di qua di là e su e giù, parapim patapam. No, cioè, è che sono da solo, come vedete, quindi distanziamento sociale, siamo nelle regole e tutto, quindi ho tolto la mascherina, ma la mascherina è qui, la mascherina, l'obbligo della mascherina c'è sempre. Di conseguenza noi continuiamo a portarla fino a quando non ci diranno che stop, va bene. Chuck si gira. Liar. Prima siamo in lungomare lombardo, mettiamo la mascherina perché c'è un po' più di gente e niente, qui per la spiaggia libera bisogna fare la coda, bisogna scaricare l'app e niente, armarsi di tanta pazienza e ci sono i vigili che gestiscono tutte le norme per il distanziamento sociale e quant'altro. E assegnano ad ogni persona che con l'app ha fatto la prenotazione e il suo pezzo di spiaggia. E, boh, per il momento è così, poi le cose comunque cambieranno sicuramente, lo spero. E intanto prendiamo quello che arriva. Devo dire che per essere una giornata di festa, una giornata così bella, non c'è tanta gente, cioè non c'è quell'afflusso di persone che oggi hanno deciso, preferito di passare la giornata al mare. Comunque, è ancora presto. Di solito, gli anni passati, già a quest'ora non si poteva camminare per Corsa Italia, però consideriamo anche il periodo che stiamo vivendo, l'emergenza in cui ci troviamo catapultati, di conseguenza molto probabilmente non tutti hanno scelto di passare la loro giornata di festa al mare. Dispiace solo che dal video non possa arrivarvi questa sensazione, che non possa venirvi trasmessa questa sensazione di pace interiore, di benessere che si prova
quando si passeggia in un posto bellissimo come questo, scusate. Siamo in Corso Italia, Genova, l'ho già detto e lo ripeto, sono partito con l'intenzione di girare qualche scena in questo posto stupendo, in questa splendida location Genova, e alla fine ho fatto la guida turistica itinerante del posto. Spero di non avervi annoiato, ma finalmente a Bocca d'Asse. Beh, ora da questa splendida terrazza possiamo vedere un'altra parte di mare. Splendido borghetto che sfocia poi sulla spiaggia di Bocca d'Asse. Bellissima passeggiata per Corso Italia si conclude qui a Bocca d'Asse. Oh, la faccio vedere, sì, ok. Stupenda, eh? Ok. Vi rimando al prossimo video. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Mettete qualche like. Ma giusto qualche, eh? Anzi, facciamo così. Mettete like solo se vi piacciono i video del mio canale, ok? D'accordo? Alla prossima, ready, go!